Vediamo un po' se siamo online. Tra un minuto. Eccoci. Eccoci. Dovremmo essere online. Chiedo conferma alla nostra solerte regia. Scusate, ma questi mezzi di comunicazione li stiamo esplorando anche noi per la prima volta. Allora, buonasera a tutti in questa domenica soleggiata di reclusione collettiva, speriamo sia tra le ultime quantomeno, se non l'ultima. Qui è diversamente, Ciclo d'Incontri, un'associazione culturale no, nata da non molto, ma con alle spalle, i cui membri hanno alle spalle una certa esperienza nell'organizzazione. Abbiamo avuto il piacere di organizzare nel corso degli anni diversi incontri e stasera, purtroppo soltanto virtualmente e non fisicamente, ma ci siamo proposti con l'autore di organizzare anche fisicamente una presentazione, un incontro. Abbiamo Giorgio Ballario. Buonasera, Giorgio, Buonasera grazie. Lorenzo, ciao. Ciao Giorgio. Giorgio Ballario è un giornalista ed è uno scrittore. La sua penna scrive sulla stampa, è torinese e ha diciamo, i suoi interessi negli ultimi anni si sono sempre di più avvicinati alla scrittura di gialli, ha creato alcuni personaggi. Stasera approfondiremo maggiormente la figura del maggiore Morosini, che è un ufficiale dei carabinieri nell'Africa orientale italiana, ma i suoi interessi spaziano, si è interessato in passato delle figure culturali degli irregolari. Giorgio, come mai questi interessi per gli irregolari, ecco, per le figure particolari? Ho visto che ti sei occupato anche di Albert Spaggiari, che è una figura molto interessante, quanto poco approfondita. Sì, Sì. il perché l'interesse per gli irregolari è abbastanza semplice. Gli irregolari sono, ho un po' di ritorno in cuffia, non so se è normale. Io ti sento regolarmente. Stavo dicendo, gli irregolari sono un po' il sale della vita, perché se nella nostra esistenza facessimo conto solo su quelli regolari che hanno una vita monocorde, diciamo così, che poi siamo un po' tutti, devo dire, perché in definitiva chi di noi non ha una vita regolata in qualche modo legata al lavoro, alla famiglia, alle attività solite, alle solite amicizie, e chi di noi non sogna durante questa vita ogni tanto un'evasione vera, un po' come l'evasione che fece Albert Spaggiari, che per chi ha letto il libro Vita spericolata di Albert Spaggiari, che è uscito quasi 4 anni fa per Idrovolante Edizioni, beh, lui l'evasione la fece veramente, cioè saltò giù da una finestra al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Nizza e scappò con un motociclista che lo aspettava lì sotto e non lo videro mai più, lo videro poi soltanto una volta morto e fatto rientrare in patria dalla famiglia. Quindi gli irregolari a me sono sempre piaciuti perché in qualche modo sono le persone che si mettono in gioco. E per venire anche forse al libro che citavi tu, che si intitolava Fuori dal coro, Eclettica Esatto. Edizioni, che è uscito quasi 3 anni fa, nel 2017, e lì c'era tutta una galleria di personaggi alla Spaggiari, se vogliamo, ma molto più variegata perché ci si incontrava veramente personaggi di ogni genere. Uno di quelli che mi piace ricordare adesso, che visto che è scomparso poche settimane fa, Ezio Vendrame, calciatore non famosissimo degli anni 70, ma considerato il George Best italiano, uno che aveva un grandissimo talento, non aveva voglia, soprattutto non era uno a cui piaceva rispettare le regole, e quindi ne combinava ad ogni colore. Ha avuto una carriera meno prestigiosa di quanto il suo talento avrebbe meritato. Ha avuto una seconda parte della vita interessante come scrittore, perché ha scritto poesie, ha scritto libri anche di un certo successo, pubblicati anche da editori importanti. Però
Purtroppo è morto alcune settimane fa, diciamo non troppo anziano, mi pare avesse 70-71 anni, ed è uno degli irregolari che ti trova in questa galleria di personaggi intitolata Fuori dal coro. Il mio, se vogliamo venire al tema della serata, il mio personaggio di questo ciclo di romanzi di ambientazione coloniale non è propriamente un irregolare, perché è un maggiore dei carabinieri. Esatto. Insomma, un carabiniere più di tanto irregolare non lo può essere. È uno che all'interno del mondo molto fatto insomma di norme molto rigide dell'ambiente militare, è uno che cerca di ritagliarsi un po' una sua strada, non sempre ama chinare il capo e obbedire agli ordini, però non possiamo considerarlo un irregolare. Casomai è irregolare questa serie di romanzi che io ho proposto a partire dal 2008, anno della prima uscita. È irregolare perché appunto è un tema, quello delle colonie italiane, che è poco affrontato dalla letteratura italiana, dalla narrativa, ci torneremo, e soprattutto non mai dalla narrativa, diciamo così, di genere, la narrativa gialla, poliziesca. Ecco, Giorgio, i tuoi romanzi, per adesso, di ambientazione coloniale, parlavamo, sono quattro, e uno, partendo dall'ultimo. Questo è l'ultimo, uscito nel 2018. Le nebbie di Massawa, poi ci sono Le rose di Aksum. Sì, poi 2012. Una donna di troppo. 2009. E poi Morire un attimo. Che è l'esordio. 2008. Questo è il romanzo d'esordio, ma Giorgio, ci sono novità? Questo tornerà il Maggiore Morosini? Ma sì, Lorenzo, guarda, volevo approfittare di questo incontro virtuale che mi hai organizzato con il tuo pubblico per dare un annuncio che spero possa essere interessante, ma sicuramente lo è per voi che siete in Toscana. Perché è notizia appunto di poche settimane fa, e ci stiamo lavorando e accadrà a breve, che i romanzi del Maggiore Morosini verranno ripubblicati, questi quattro romanzi che tu hai citato, e che di cui tre dei quali sono introvabili, nel senso che praticamente io dalle rose di Aksum indietro... Non li presto mai, Giorgio. Non prestarli. Ho visto che su eBay ce n'era anche uno che era valutato 150 euro, insomma, quindi... No. Sono introvabili perché, insomma, gli editori precedenti hanno avuto vicissitudini, sono usciti di catalogo, non li hanno ristampati, quindi di fatto sono dei romanzi ormai introvabili sul mercato italiano, i primi tre. Il quarto invece... chiaramente sì, è stato pubblicato un anno e mezzo fa, si trova. Ora, questi quattro romanzi... Abbiamo una novità, un annuncio importante ai nostri ascoltatori. Se a qualcuno interessa, sì, perché a chi magari avesse letto soltanto l'ultimo e non riuscisse a trovare tutti quelli precedenti, adesso potrà farlo. Non solo, ma a questi quattro se ne aggiungerà un quinto di inedito. Ho finito di scrivere diciamo alla fine del 2019. In teoria sarebbe dovuto uscire nei canali normali a fine anno per Natale, ma in tutto è stato anticipato da questa grande iniziativa che il mio editore, che si chiama Edizioni del Capricorno ed è di Torino, ha un'iniziativa che ha stretto con un gruppo editoriale molto importante, che è il gruppo Monti Riffeser, gruppo di editore di quotidiani Monti Riffeser, che da voi in Toscana pubblica La Nazione, in Emilia Romagna pubblica Il Resto del Carlino e in Lombardia Il Giorno. Allora, succede che a partire da, credo il 30 aprile sia la data esatta, o primo maggio, insomma. Aguzzate le orecchie, ascoltatori. Dal 30 aprile sino a metà, fine giugno, ogni 15 giorni in tutte le edicole di queste tre regioni che ho citato, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, i giornali della catena Monti Riffeser distribuiranno in edicola, e quindi tra l'altro a un prezzo
vantaggioso, perché sapete che in edicola i libri che vengono venduti in edicola sono di solito a prezzi più bassi rispetto alle librerie, distribuiranno questa collana completa, Le indagini del maggiore Morosini nell'Africa italiana, cadenzandola ogni 15 giorni. Cioè ogni 15 giorni ci sarà in queste edicole di queste regioni un libro del maggiore Morosini, fino ad arrivare all'ultimo, il cui titolo dovrebbe essere, non è ancora stampato, ma insomma, Intrigo ad Asmara. Perché il maggiore si sposta da Massaua sul mare ad Asmara sulle montagne. E sarà inedito, quest'ultimo è inedito. Dopodiché questi libri, cosa succede? Verranno distribuiti in edicola e in queste tre regioni, ma poi avranno una distribuzione regolare in libreria, sui canali di vendita, Amazon, IBS, eccetera, a partire da settembre, quindi diventeranno disponibili per qualsiasi lettore in qualsiasi parte d'Italia. Io, se fossi in voi, approfitterei dell'uscita in edicola, perché insomma è un vantaggio mica da poco quello di poter leggere in anticipo il nuovo romanzo del maggiore Morosini. Quindi poi, viste le spero ultime, che ci sarà una buona risposta. Viste le ultime notizie economiche che ci hai dato, conviene anche prenderlo per accantonarlo, utilizzarlo come Ne approfitto per dire una cosa che non interessa i lettori toscani o del centro Italia, ma invece in Piemonte, ci fosse mai all'ascolto qualcuno del Piemonte, è appena uscito questo libro. Torino non è Buenos Aires, sempre edizioni del Capricorno, sempre un libro in edicola, che è un sistema che funziona, devo dire, perché a parte che in questo momento le librerie sono ancora chiuse quasi dappertutto, almeno in Piemonte lo sono, in Lombardia anche. Da noi cominciano a riaprire. Da voi cominciano a riaprire. Però in ogni caso l'uscita in edicola permette di raggiungere capillarmente zone dove magari in libreria non esistono neanche, piccoli centri, e quindi è un sistema che sta funzionando molto bene. Noi appunto abbiamo questo libro che è uscito pochi giorni fa soltanto nell'ambito del Piemonte, in abbinamento con il quotidiano La Stampa, che poi è quello dove lavoro io, e la risposta è molto buona, quindi spero che anche questo abbinamento con La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno possa dare dei buoni risultati. È un'anteprima che avevo piacere di darvi, anche perché appunto, siccome si parte fra poco, e ti dico, nelle ultime 15 giorni io e l'editor della casa editrice abbiamo lavorato veramente molto per rimaneggiare un po' i testi. Loro hanno fatto le nuove copertine, anzi ti faccio vedere in anteprima la nuova copertina. Oh, no, morire è un attimo. Ah, è la nuova copertina del vecchio. Questa è la nuova copertina, sì, no, è la nuova copertina, esatto. È la nuova. E poi c'è la nuova copertina del secondo volume, Una donna di troppo. Questa è un po'... diciamo la ricorda. Sì, c'è il casco coloniale che lo ricorda, esatto, eccetera. Esatto. Le altre non ci sono ancora, quindi stanno lavorandoci, perché insomma è un lavoro complicato. Cari lettori toscani, se finalmente il governo aprirà le gabbie e ci permetterà di raggiungere le località marittime, sulla spiaggia, senza plexiglass, potremo leggere le precedenti avventure del maggiore Morosini e anche una nuova avventura del maggiore Morosini. Questa è una notizia eccellente. Io voglio fare un passo indietro sul maggiore Morosini. Abbiamo parlato appunto dell'ambientazione africana e ti volevo chiedere, prima di tutto, sei come Salgari, che descriveva località lontane che non aveva mai avuto la possibilità di vedere, oppure hai avuto anche la possibilità di visitare i posti di cui parli? Dirò, ho fatto il Salgari, di cui peraltro ieri ricorreva l'anniversario della morte. Esatto. 1911, se non sbaglio. Io, insomma, è un tema che conosco bene, anche perché Salgari
benché veronese, ha vissuto tantissimi anni a Torino e ha trovato la fine, si è dato la fine proprio a Torino, in, sulla collina, il 25 aprile di, insomma, tanti anni fa, mi viene in mente quanti, comunque dell'11. Sì, Salgari, che peraltro, aperta piccolissima parentesi, è uno degli scrittori che nel periodo giovanile, nell'infanzia e dell'adolescenza, è stato tra i più formativi per me, perché come tanti mi sono letto decine di suoi libri, insomma. E io nel ripercorrere un po' le sue tappe, all'inizio ho fatto come lui, esattamente, nel senso che i primi due romanzi sono stati scritti senza che io avessi mai visto quei luoghi, puramente basandomi su ricostruzioni fatte sia a livello storico, sia a livello geografico, sia a livello di vita quotidiana, sulla base di documentazione dell'epoca, soprattutto. Dopodiché sono stato finalmente in Eritrea nel 2009, quindi ormai sono più di 10 anni fa, e ho fatto un bellissimo viaggio, ho potuto vedere con i miei occhi ciò che avevo descritto, ciò che avevo tentato di descrivere, e ho potuto poi mettere anche ciò che ho visto di persona nel terzo e nel quarto romanzo, insomma qualcosa poi dopo l'ho utilizzato, però devo dire che il sistema Salgari funziona, nel senso che comunque tu puoi veramente ricreare un mondo soltanto a tavolino. Naturalmente lo devi fare in modo molto rigoroso, non è che puoi inventare. Devi farlo in modo rigoroso, sia appunto con la documentazione dell'epoca, sia con quella che ci viene offerta oggi. Devo dire che in questo senso internet è assolutamente importante, perché ti permette di avere un accesso a una banca dati infinita su questioni storiche, sulle armi, sulle uniformi, su tutta una serie di informazioni che in caso contrario sarebbe complicato andarsi a cercare, però lo si può fare, e credo, spero che i risultati di questi primi due che tu hai letto siano stati buoni, insomma. La ricostruzione è stata il più possibile fedele, nel senso che io li definisco gialli storici a tutti gli effetti, perché c'è una trama gialla, c'è una storia di fantasia, di indagine, che ovviamente è inventata, però tutto ciò che si muove intorno al protagonista e agli altri personaggi del romanzo in qualche modo è vero o verosimile. Non c'è nulla di fantasioso, non c'è nulla di esagerato, non c'è nulla di sbagliato da un punto di vista cronologico. Cioè io non so se forse avrei visto, ogni tanto mi capita di citare una canzone dell'epoca, chiaramente, e si può fare facilmente con internet, vai a verificare che il testo, vai a verificare che in quel periodo la canzone effettivamente fosse una canzone che si ascoltava, se citi un pezzo di un brano di giornale, fai attenzione a vedere che fosse un giornale dell'epoca. Io ho saccheggiato l'archivio della Stampa vedendo gli articoli che uscivano negli anni 35-36, quando si svolgono i miei romanzi, e citando i fatti storici dell'epoca. Ecco, quindi è un lavoro abbastanza certosino, abbastanza, non dico complicato, però deve essere preciso, rigoroso, non può essere tirato giù così alla carlona. Ecco, Giorgio, abbiamo parlato appunto del anticipato, no? Del passato coloniale che lega l'Eritrea, ma anche la Somalia e in parte minore l'Etiopia all'Italia. C'è qualcosa che lega il tuo Piemonte all'Eritrea in particolare? Beh, sì, indubbiamente tutte le regioni italiane in qualche modo hanno probabilmente qualche legame. Uno dei primi che mi viene in mente, che poi è una di quelle cose che ho visto di persone che mi hanno lasciato, mi hanno, non dico impressionato, mi hanno colpito, e ho poi riportato anche in uno dei romanzi,
un ponte stradale sul fiume, su un fiume vicino ad Ogali, dove ci fu una famosa battaglia e c'è tuttora un sacrario dedicato ai caduti italiani e indigeni che combattevano con gli italiani. E questo ponte è costruito più o meno in quel periodo, insomma, alla fine degli anni 20, inizio anni 30. Ponte a più campate, di cemento armato, e c'è una scritta enorme all'ingresso di questo ponte che dice Cacusta non Cacusta, che è il motto degli alpini di Aosta, del battaglione Aosta, ma a suo tempo era addirittura un motto usato dai bersaglieri che sono nati in Piemonte, come forse certo saprete, e che quindi avevano certi motti in piemontese. E devo dire che dopo tanti anni, nel mezzo dell'Africa, per i toscani che ci ascoltano, costi quello che costi. Costi quel che costi. Cioè, esatto. Nel senso, andiamo avanti, costi quel che costi. E devo dire che vederlo 70-80 anni dopo, nel mezzo dell'Africa, un'Africa ormai che è molto diversa ed è molto lontana da noi, o meglio, purtroppo si è un po' allontanata, anche soprattutto per colpa nostra, beh, un po' di emozione me l'ha fatta provare. Poi, non lo so, ad esempio, Toselli, uno degli eroi di Adua, era piemontese. Ce ne sono tantissimi di militari piemontesi che hanno in qualche modo lasciato il segno nella storia coloniale italiana in Eritrea. Una volta l'esercito era in gran parte formato, soprattutto nel livello di quadri ufficiali, da ufficiali piemontesi. Quindi un legame c'è, ma è un legame che forse qualunque regione d'Italia potrebbe trovare andando in quei posti o studiando la storia della colonizzazione italiana e vedere appunto come da tutto lo stivale ci furono migliaia di persone che andarono giù, molte si fermarono. Io ho un amico virtuale, ma che considero amico perché siamo scambiati molte lettere, messaggi, che adesso vive in Italia, ma che è nato in Eritrea, e la cosa più interessante che mi ha raccontato è che lui è nato in Eritrea da una famiglia di italiani d'Eritrea da 3 generazioni. Cioè di discendenti di quelli che erano andati lì alla fine dell'Ottocento e ci sono rimasti fino all'inizio degli anni 70, quando poi insomma ci sono stati problemi politici che li hanno più o meno obbligati ad andarsene. Comunque voglio dire, c'è un mondo noi poco conosciuto degli italiani d'Africa, senza considerare gli africani legati all'Italia che hanno studiato nelle nostre scuole, nelle scuole cattoliche, sia in Eritrea che in Somalia, ma anche gli italiani d'Africa, che un po' come adesso, è forse eccessivo paragonarli ai boeri del Sudafrica, comunque insomma italiani che sono sempre sentiti italiani, ma che magari non avevano mai visto l'Italia perché sono sempre vissuti in Africa da più generazioni. Credo che sia ad esempio una storia che nessuno ha mai indagato, che nessuno ha mai raccontato, questa degli italiani da plurigenerazioni residenti in Africa. Ci stai provando, seppur con gli strumenti del giallo, ci stai provando. Ecco, Giorgio, perché tra le varie ambientazioni proprio quella coloniale? Una domanda che te l'hanno fatta varie volte, ma certamente sì, suscita interesse. Mi fa sempre piacere rispondere, perché ti dico, quando io ho iniziato a scrivere il primo romanzo, e quindi è uscito nel 2008, ma l'ho iniziato a scrivere un po' prima, perché sai, il primo è da... trovi sempre più difficoltà, diciamo che sarà stato il 2005. E, siccome sono sempre stato un grande lettore in generale, ma in particolare mi è sempre molto piaciuto il mondo del giallo, del noir, del poliziesco italiano e straniero, e mi piaceva, mi sentivo, come dire, il desiderio di cimentarmi anch'io con una storia gialla, e mi ponevo il problema di dove ambientarlo, come, che tipo di personaggio scegliere come protagonista, perché indubbiamente poi è un mondo anche già abbastanza sfruttato, ce ne sono tanti, tantissimi scrittori di gialli, anche italiani, di grande livello.
E quindi, siccome era un mio interesse lontano, quello del mondo delle colonie, un po' per questioni familiari, perché avevo avuto dei lontani, dei parenti ormai defunti, ovviamente, che erano stati là come militari, erano stati là come suore, insomma, avevano avuto dei contatti, c'era sempre stato nella mia famiglia il racconto di quelli che erano andati in Africa, eccetera. Quindi ho pensato che, proprio perché era un mondo dimenticato, potesse essere un bel luogo e una bella epoca per ambientarci un romanzo giallo. E anche perché non l'aveva fatto nessuno, mi sono anche posto quel problema, è pieno di commissari in ogni angolo d'Italia, però nessuno, allora nessuno aveva mai ambientato una storia poliziesca nelle colonie italiane. Oltre alla location, per usare questo brutto termine, anche il periodo era interessante, perché un periodo poco conosciuto, a scuola non si studia quasi, ma paradossalmente ancora adesso che sono passati 75 anni dall'espulsione dell'Italia dall'Africa, anche se poi c'è stata la coda degli italiani rimasti in Libia, quelli rimasti in Somalia, in Eritrea, ma non più colonie ovviamente. Ecco, a distanza ancora di tanto tempo mi sono poi accorto come paradossalmente sia ancora molto presente nella mentalità collettiva e nei racconti delle famiglie questa esperienza della colonia africana. Cioè io, dopo che ho scritto questi libri, facendo delle presentazioni anche in giro per l'Italia, ho incontrato tantissima gente che mi ha detto: ah, ma io avevo uno zio che stava in Eritrea, io avevo avuto mio nonno che è andato in guerra in Etiopia, io ho avuto, mia madre è nata a Mogadiscio, no? Tutte queste micro storie familiari che rimangono magari sotto traccia, ecco. Quindi mi sono accorto che in realtà il tema è più vivo di quello che si pensi, e quindi, unendo tutte queste cose, un'ultima cosa, un ultimo dettaglio importante secondo me per ambientare, che mi ha convinto ad ambientare, a scegliere quel periodo e quel mondo: la scenografia. Certo. Tu che hai letto i libri, Lorenzo, insomma, penso ti sarai appassionato anche tu a queste montagne, al mare, alle isole, alle ambe, alle popolazioni indigene, poi c'è la guerra, gli agguati, appunto, sulle ambe, cioè la migrazione di quelli che andavano in Africa a cercare fortuna, diciamo così, l'Africa orientale, anche la Libia, ma la Libia io la conosco meno. L'Africa orientale è stato un piccolo, e per pochi anni forse, per pochi decenni, il nostro Far West, quello che nell'immaginario della cultura americana è stato la frontiera, su cui loro ci hanno ricamato tantissimo, sia a livello letterario sia a livello cinematografico. L'Africa lo è stato per noi, e nell'epoca, e all'epoca anche noi ci ricamavamo molto, perché anche solo di film, se tu vai a cercare, trovi ancora qualcosa, dove a cercare un po' nelle cineteche, eccetera, si trovano ancora decine di film realizzati più o meno tutti fra gli anni 30 e 40 di ambientazione africana, perché questa ambientazione esotica, questi paesaggi assolutamente originali per chi dall'Italia magari molto spesso non era mai uscito all'epoca, no? Intendiamoci, la gente non è che viaggiasse tanto, e quindi anche far vedere sul grande schermo queste storie esotiche era veramente un modo per viaggiare con l'immaginazione. Quindi questo è l'ultimo, diciamo, delle motivazioni che mi ha spinto a scegliere questo tipo di ambientazione. Ecco, Giorgio, quindi abbiamo iniziato parlando della tua, diciamo, fascinazione per gli irregolari. Adesso è emersa questa Africa come spirito di frontiera, quindi in un certo senso come evasione dalla quotidianità.
due indizi fanno una, in questo caso due indizi fanno una prova, e da questo, diciamo, io deduco una tua passione per l'avventura, non soltanto per la letteratura di avventura, ma proprio per l'avventura. Ecco, che cos'è per te l'avventura? In uno dei tuoi libri emerge anche un, diciamo, si intravede un giovanissimo Pratt. In una delle interviste a Ugo Pratt, l'autore, il disegnatore di Corto Maltese, Pratt parlava con malinconia della fine dell'avventura, cioè di come nella seconda metà del Novecento, in un certo senso, con il mondo completamente osservato o osservabile, sia in un certo senso scomparsa, no? Questo sentimento dell'avventura. Ritieni che sia così? Che cos'è per te l'avventura? Allora, guarda, intanto ti volevo segnalare che in questo libro, l'ultimo della serie, sì, ci sono due aforismi, due frasi con le quali ho voluto aprire il libro. Uno è di un poeta persiano del XII secolo, Omar Khayyam, che scriveva: la vita è un viaggio, viaggiare e vivere due volte. La seconda è di Mark Twain e dice: i libri sono per la gente che spera di essere altrove. Ecco, io direi che unendo questi due aforismi, che a me piacciono molto, si capisce sia come io la pensi e sia come forse la pensano tanti tra coloro che leggono dei romanzi che sono dei romanzi di fantasia, ma sono storici e sono di indagine poliziesca e quindi sono di evasione, senza ombra di dubbio, ma io non do una connotazione negativa a questa parola evasione, non è una parola reale, come invece è stata data proprio anche in riferimento ai fumetti di Pratt negli anni 70. Taluni lo consideravano un autore di evasione e quindi non impegnato politicamente e come tale quindi da considerare di serie B. Beh, non, io non sono d'accordo, io penso che l'evasione, se è un'evasione, diciamo, che rispetta delle regole sane, nel senso che se parli di storia devi parlare in modo competente, in modo rigoroso, studiandoci, non scrivendo quello che ti pare. Ecco, l'evasione è... Il romanzo storico è un'evasione ed è anche un po' un'evasione da quello che hai detto, cioè dal fatto che oggi l'avventura è sempre più compressa, se vogliamo, anche se fino a pochi mesi fa, prima che scoppiasse la pandemia, non c'era mai stato nel mondo, un esempio, una quantità di gente che viaggiava come appunto prima, fino a poco fa, no? Non c'è mai stata. Eppure, paradossalmente, l'avventura di compiere un viaggio non era più tale, perché ormai viaggiare era veramente come prendere il tram, e viaggiare era diventato spostarsi fisicamente da un luogo all'altro, ma all'interno di un mondo che ci appare sempre più uguale a se stesso, è sempre più la caricatura di se stesso, peraltro, perché insomma... Andare, io non voglio fare discorsi moralistici, ma andare a fare un viaggio dall'altra parte del mondo per poi finire in un resort uguale a quello che puoi trovare in Sardegna o in Costa Azzurra o a Ibiza, e chiudersi senza vedere niente di quello che ti circonda, io non lo considero viaggiare. Non so, cioè, se più essere spediti come pacchi, in un certo senso. Come pacchi postali, ben trattati, diciamo, come dei pascià in posti esotici da cartolina, che più delle volte la gente si limita a fotografare col cellulare e a mettere su Instagram, e poi non vive appieno. In questo senso a me è sempre piaciuto provare a viaggiare in modo un po' diverso, e quando l'ho fatto ho cercato di capirci un po' di più dei luoghi dove andavo. Sto un po' divagando. Mi chiedevi dell'avventura. Sì, l'avventura, oggettivamente, io ho una mia teoria che non credo sia particolarmente originale, che comunque
la fine dell'avventura è sostanzialmente coincide con l'inizio della tecnologizzazione della nostra vita. Nel senso che ancora forse negli anni... Tu quanti anni hai, Lorenzo? 30, quasi 32. E sei giovane. Ti ringrazio per la clemenza. Ma ancora forse fino all'inizio, a tutti gli anni 80, c'era ancora qualche rimasuglio di piacere dell'avventura e di possibilità di cercarsi un'avventura, magari non in Italia o non in Europa, ma di andare in giro per il mondo sperimentando la libertà di muoversi e di essere altrove, veramente. Dopo, purtroppo, io direi dagli anni 2000 in poi, soprattutto, mi sembra che la tecnologia ci stia rendendo uguali dappertutto e di conseguenza che le uniche fughe, le uniche evasioni che puoi fare sono quelle mentali, leggendo un libro o guardando un film. Teniamocele care allora. Assolutamente. Ecco, Giorgio, ma l'hai introdotto te, perché chiaramente è collegato, il tema della libertà, che in questo momento io faccio una minuscola digressione, il nostro, questo ciclo di incontri che abbiamo creato con Diversamente è nato anche in un certo senso per fare quadrato intorno a quella scampolo di libertà che ci rimane, perché chiaramente questa quarantena forzata ci ha colpito molto e continua a colpirci, e quindi abbiamo voluto una delle tematiche di questi nostri incontri, tematiche fisse, è sempre stata la libertà. Ora, tra i personaggi secondari dei tuoi libri, nell'ultimo libro emerge Henri de Monfray, che è un personaggio realmente esistito, per il quale la libertà certamente era assolutamente cara. Io già avevo imparato a conoscerlo perché fra i nostri invitati, che è stato anche qui a Pistoia da noi, c'era Stenio Solinas, che su Henri de Monfray aveva scritto Il Corsaro Nero, che è un suo libro. Ecco, mi è piaciuto moltissimo come fai dialogare Henri de Monfray con Morosini, perché Henri de Monfray mi sembra, cioè Morosini vede in Henri quello che avrebbe potuto essere, quello che vorrebbe essere, ma quello che non può essere. Ecco, ci parli di Henri de Monfray, di come si relaziona con, sì, Morosini. Henri de Monfray compare in quest'ultimo romanzo, Le nebbie di Massawa, ed è come in altri romanzi, ed è il mio divertissement, diciamo così, di far incontrare il maggiore Morosini con dei personaggi reali, realmente esistiti, e anche qui, documentandomi, li faccio parlare. Non posso dire che ho fatto parlare Henri de Monfray come avrebbe effettivamente parlato lui, ma forse come verosimilmente avrebbe potuto parlare, perché mi sono letto tre libri suoi prima di, diciamo, di affrontare questo romanzo Le nebbie di Massawa. Lui ha scritto dei libri, ne ha scritti tantissimi, perché è un personaggio, tra l'altro, che è vissuto, credo, fino a 90 anni ed è morto nei primi anni 70 in Francia. Ma ha scritto tantissimo, qualcosa si trova anche in Italia, soprattutto libri pubblicati da un editore che pubblica libri nautici, insomma, legati al mondo della vela, delle barche, eccetera. Siccome lui è stato un grande marinaio, contrabbandiere anche. Ne ha fatte di tutti i colori. ho letto tre di questi libri, che sono tutti ambientati appunto più o meno in quel periodo, tra gli anni 20 e 30, e in quella zona, cioè nel Corno d'Africa, perché lui si era proprio stabilmente... Era andato a vivere a Djibouti, colonia francese poco sotto l'Etiopia e l'Eritrea. Henri de Monfray è un personaggio straordinario. Ho letto anch'io il libro di Stenio Solinas, che è un amico, fra l'altro,
e lui ha scritto questa biografia straordinaria, perché è una biografia documentatissima, ma è anche una biografia letteraria del personaggio e dei personaggi. Stenio è un altro di quelli che ama molto l'avventura e che credo sia d'accordo nel dire che l'avventura appunto si è spenta piano piano dopo la guerra, negli anni, forse ancora negli anni 50, 60, 70, gli ultimi propaggini. Henri de Monfray, per tornare indietro, è un personaggio, diciamo, della buona borghesia francese. Il padre era un grande critico d'arte, che era anche agente di alcuni artisti molto famosi tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e lui invece si distacca e praticamente decide di fare della sua vita una specie di odissea. Inizialmente viaggia nel Mediterraneo, soprattutto appunto amante del mare, e poi va in Egitto e poi viaggia nel Mar Rosso, soprattutto diventa un personaggio leggendario, perché si compra una barca, si converte all'Islam, e diventa quasi si africanizza in tutti i sensi, perché a forza di stare in barca al sole gli viene la pelle molto scura, impara l'arabo e diventa musulmano, quindi è praticamente considerato ormai neanche più uno straniero, e ne combina tutti i colori, perché lui nel frattempo fa i suoi commerci non sempre leciti, traffica, contrabbanda merci, contrabbanda addirittura hashish, compie delle missioni di spionaggio per conto della Francia nei confronti della Turchia, diciamo, ai danni della Turchia, che all'epoca aveva ancora, insomma, delle varie colonie nel Medio Oriente. Poi diventa anche giornalista, scrittore, ma anche giornalista, e addirittura quando c'è la guerra, quando scoppia la guerra tra Italia ed Etiopia, la guerra d'Abissinia, lui diventa corrispondente di guerra, no? per dei giornali francesi, e fra l'altro matura anche un grande interesse e simpatia per il fenomeno del colonialismo italiano. Lui addirittura finirà durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui aveva parteggiato un po' troppo per l'Italia, pur da questa sua posizione, diciamo così, neutrale di francese in Africa, finirà in un campo di concentramento inglese in Kenya, prigioniero, perché è considerato un fiancheggiatore del fascismo e dell'Italia. Poi, insomma, continuerà la sua vita, perché verrà ovviamente scarcerato, e continuerà fra il Corno d'Africa e la Francia, e morirà in Francia anzianissimo, insomma, al termine di una vita veramente spettacolare. Quindi è in un certo senso si vede che ti piace far dialogare con il maggiore, con i personaggi storici, e devo dire, da lettore, a mio modestissimo parere, che funziona. Ecco, ma torniamo su Morosini. Morosini non è un irregolare, ha alcune pulsioni, e il fatto che non sia irregolare certamente è dovuto anche al fatto che è un carabiniere. Come mai come mai è casuale il fatto che sia un carabiniere, oppure c'è una particolare motivazione, una sua fascinazione per l'arma? Ho simpatia per l'arma, ma non sono stato carabiniere, non ho fatto militare nei carabinieri. Più che altro è un fatto, come dire, un atto dovuto, perché volendo scrivere un romanzo giallo, sto parlando del primo, in quel periodo, in quei luoghi, sì, si poteva usare l'espediente che usano tanti, di fare investigare una persona qualunque, no? Ci sono sempre di più spesso questi personaggi di investigatori casuali che magari fanno tutt'altro nella vita, cioè. Ma in qualche modo anche per, diciamo, omaggiare omaggio alla realtà, cioè, oggettivamente sarebbe stato difficile nel 35 in Eritrea che non lo so, un avvocato
piuttosto che un ristoratore si mettesse a fare delle indagini private, come magari succede in certi film o in certi romanzi contemporanei. Se succedeva qualcosa, se c'era un morto, se c'era un... all'epoca indagavano gli unici che nelle colonie italiane avessero il potere di farlo, cioè i carabinieri, perché la polizia non c'era. I carabinieri sbarcano nell'Africa orientale praticamente all'inizio della colonizzazione, alla fine del 1880, quando la compagnia genovese Rubattino acquista la baia di Assab, che è nel sud dell'Eritrea, per farne una base commerciale per i propri traffici marittimi, e praticamente cede subito la sovranità al Regno d'Italia, e i primi ad arrivare sono i carabinieri, no? Perché comunque nella storia italiana unitaria, effettivamente, laddove c'è un lembo d'Italia c'è un carabiniere. Io sono stato l'estate scorsa, un dettaglio vacanziero, sono stato in vacanza a Lampedusa, e sono stato anche in una giornata a Linosa, che è un'isoletta che pochi conoscono, di 300 abitanti, spersa nel mare, che ha un collegamento al giorno, cioè praticamente un posto dove andare è veramente un'impresa. E anche a Linosa, 300 abitanti, c'è una caserma con tre carabinieri, per dire, no? Quindi laddove c'è la bandiera italiana c'è l'arma, i carabinieri. Quindi era quasi obbligato che il mio personaggio fosse un ufficiale dei carabinieri. Ti do una piccola anticipazione: nel libro inedito che uscirà appunto con questa collana di cui parlavo prima, con i giornali, ci sarà una grossa novità anche per Morosini. Perché cosa accade? Accade che dopo la proclamazione dell'impero, siamo quindi all'inizio del 1937, sempre basandoci su fatti storici reali, il compito di mantenere l'ordine pubblico e l'attività di polizia giudiziaria viene demandato a un nuovo corpo specializzato che viene creato dal governo italiano, pare proprio con l'interessamento del Duce in persona, che è la Polizia dell'Africa Italiana, detta anche PAI. La PAI che, a differenza dei carabinieri, andrà direttamente sotto il controllo del Ministero delle Colonie, e che avrà soprattutto una grandissima dotazione di uomini e mezzi come fino ad allora non c'era mai stato. Quindi alla PAI, che in teoria avrebbe dovuto diventare la polizia dell'impero, vengono dati sia mezzi, nel senso di automezzi, mezzi blindati, e sia armi, sia una grande quantità di risorse umane, quindi vengono arruolati molti, molti agenti e ufficiali, e molti soldi anche, perché insomma... Arriva la cavalleria, insomma, da ultimo. Particolare, non trascurabile, cioè gli pagavano, metti, il doppio di quanto pagassero i carabinieri. No? Sarà contento il maggiore Morosini. E quindi il maggiore, un po' obtorto collo, trasmigra nella PAI. Ah, allora, ecco, questa quindi, è un'anticipazione interessante. Pur sentendosi sempre carabiniere, lui con i suoi più fedeli collaboratori, il maresciallo Barbagallo e lo Shumbashi eritreo Tesfaghi, trasmigrano nella PAI, si trovano anche un po' a disagio perché non sono abituati a indossare questa uniforme che sul colletto ha le mostrine con i fasci, perché i carabinieri hanno sempre avuto il loro simbolo e sono sempre stati considerati all'epoca il corpo militare fedele al re. Invece la PAI inizia a essere una cosa più orientata verso così, diciamo, il Duce e il partito fascista. Quindi si sentono anche un po' a disagio inizialmente, perché comunque anche questa è storia: molti ufficiali e carabinieri passarono nella PAI proprio perché allettati anche da stipendi decisamente considerevoli, dalla possibilità di far carriera, perché appunto vennero anche proprio ampliati i ranghi, vennero assunti, arruolati molti uomini rispetto a quelli che aveva un tempo i carabinieri in Africa.
Ecco, intanto ci avviamo verso la fine di questo nostro incontro e ai nostri ascoltatori. Io invito i nostri ascoltatori, se hanno domande, ad aggiungere nei commenti, così potremo porle al nostro Giorgio. Ecco, abbiamo parlato, io come vedrai ho una grande, oltre che per il Maggiore Morosini, ho una grande passione per i tuoi personaggi secondari, che sono un po', danno molto, molto del sale dei tuoi romanzi, secondo me, diciamo, anche da personaggi secondari. Emerge questo Tesfaghi, che è l'aiutante, lo Shumbashi del Maggiore Morosini. E, è una sorta di... È una rappresentazione di quell'Africa fedele, di quell'Africa dal cuore generoso. Mi ha ricordato quasi il Bernardo di Zorro, anche perché è molto silenzioso, Tesfaghi, ecco, mi ricordava il Bernardo. Ecco, parlaci di Tesfaghi, come è nato questo personaggio? Guarda, anche qui c'era l'esigenza di trovare un personaggio indigeno, perché si sente? Sì, ho sentito dei rumori strani. C'era la necessità di trovare un personaggio indigeno perché una grandissima parte dei componenti dei reali carabinieri, prima della PAI successivamente e delle forze armate nelle colonie, era formato da indigeni. Cioè addirittura... In certi casi siamo a due terzi del totale, magari stiamo parlando di una divisione di quelle che poi hanno partecipato alla guerra d'Abissinia, due terzi erano composte da eritrei, arruolati magari da decenni, prima i padri, poi i figli, tramandandosi quella che per loro era una tradizione militare, perché insomma sono popoli, sia loro che i somali, abituati ad avere proprio nella loro cultura questa mentalità militare. Ovviamente non avevano mai avuto modo di essere inquadrati in un esercito di tipo occidentale, però ecco, presenza importantissima nella seconda guerra mondiale. Poi io non arrivo in quegli anni, ma in quella che fu questa disastrosa guerra in Africa che ci portò via le colonie, tra l'altro già nel 42 contro gli inglesi, il ruolo degli ascari, dei militari indigeni fu encomiabile, commovente in certi casi. Cioè, io ho avuto la fortuna di visitare il cimitero militare di Keren in Eritrea, dove ci fu praticamente una delle ultime sacche di resistenza italiane, una delle ultime battaglie fondamentali che perdemmo, per tanti motivi, ma soprattutto perché sostanzialmente eravamo più deboli da un punto di vista militare e logistico, soprattutto come armamento. Comunque, una battaglia campale a Keren. Bene, c'è questo cimitero eccezionale che io li ho visti tutti, i cimiteri militari in Eritrea, e mi sono commosso, devo dire. Quello di Keren ho trovato strepitoso, c'è una distesa di croci bianche, una a fianco all'altra, ci sono i nomi dei nostri soldati, e poi purtroppo non ci sono i nomi, ma c'è scritto Ascari Eritreo, di fianco alla tomba del soldato italiano c'è la tomba dell'Ascari Eritreo. E hanno dato un contributo veramente encomiabili, che tra l'altro poi gli è costato molto, perché quando abbiamo perso la guerra gli eritrei hanno pagato la fedeltà all'Italia e l'hanno pagata sotto forma di annessione all'Etiopia. Gli inglesi li hanno prima depredati, perché dall'Eritrea gli inglesi hanno portato via tutto quello che riuscivano a portare via, comprese i binari delle ferrovie. E anche le ambitissime littorine a diesel. Sì, sono rimaste giusto due o tre. E poi hanno dato tutto al Negus, Haile Selassie, che era tornato dall'esilio, e il quale trattò l'Eritrea come una colonia, diciamo così. Era tra l'altro lo sbocco al mare per l'Etiopia, quindi fondamentale. E sia pure senza che ci siano stati Haile Selassie, devo dire, fu
è stato un monarca abbastanza illuminato, quindi ha lasciato vivere gli italiani che si erano fermati in Etiopia e in Eritrea, e non è stato certo un tiranno, però di fatto ha tolto la sovranità agli eritrei, che l'hanno riconquistata pagando caro militarmente soltanto all'inizio degli anni 90. E quindi tutta questa grossa divagazione storica, che mi perdonerete, era per spiegare perché volevo assolutamente avere un personaggio eritreo che non fosse soltanto la comparsa di sfondo in una descrizione della città, ma che fosse un personaggio che interpretasse bene lo spirito di questo popolo. Ho scelto questo militare. Shumbashi è un grado che avevano le truppe indigene equivalente al nostro maresciallo, e che naturalmente diventa la terza punta del triangolo Morosini, Barbagallo e Tesfaghi, ed è un ruolo tutt'altro che secondario anche nelle indagini, perché chiaramente è quello che conosce di più la realtà in cui ci si muove, l'Africa, che parla le lingue, i dialetti di quella zona dell'Africa, che sa interpretare spesso meglio di un occidentale l'animo della popolazione locale, e che naturalmente inoltre è un personaggio di uno straordinario coraggio, quindi nei momenti in cui, che non sono tanti perché a me non piace eccedere in scene di azione all'americana, però nei momenti in cui ci capitano le sparatorie, le scazzottate, gli accoltellamenti, gli scontri violenti, uno come Tesfaghi fa molto comodo averlo dalla propria parte. Decisamente, anche perché è silenzioso ma sa essere letale. Sì, esatto. Parla poco ma agisce in modo... Agisce tanto, certamente. Ecco, ho visto sono arrivati alcuni commenti e alcune domande, e quindi io te le giro. La prima domanda: cos'è rimasto, chiede Alex Maraccini. Cosa è rimasto? Io ho un'età a differenza di te, Lorenzo, quindi mi devo mettere. Cosa è rimasto di quel modo di vedere il mondo, a tuo avviso, in Italia ed in Africa? Ma se l'amico si riferisce, o l'amica, si riferisce al periodo coloniale, direi che non c'è rimasto più molto. Io appunto quel poco di esperienza che mi sono fatto andando in Eritrea per una quindicina di giorni, mi sono reso conto che ci sono tante cose che ci legano, eccetera, però è anche vero che loro stanno guardando da un'altra parte, forse anche perché quando hanno guardato all'Italia, l'Italia insomma si è girata dall'altra parte. L'Italia, lo sanno un po' tutti, non ha una politica estera decente, credo, da almeno un ventennio, forse più, e questo proprio indipendentemente dai governi che si sono succeduti negli ultimi anni. Cioè io non avrei mai pensato nella mia vita di dover rivalutare personaggi come Andreotti o Craxi, però è indubbio che in quegli anni di Craxi e di Andreotti, negli anni 80, l'Italia aveva ancora una sua politica estera tanto logica, cioè che non fosse improvvisata e che avesse una sua ragion d'essere, e poi che avesse anche una sua importanza, cioè una capacità di giostrare Craxi e Andreotti, e ci aggiungerei Leni, istituzione non da poco, economica non da poco, avevano una capacità di giostrare sullo scenario, soprattutto mediterraneo, Medio Oriente e africano, che ci metteva al riparo da quelle brutte sorprese che ci sono state invece negli ultimi 10 anni, voglio dire da quando praticamente abbiamo abdicato a qualsiasi ruolo internazionale, sia nel Mediterraneo che appunto nel Nord Africa, con tutte le conseguenze, adesso non è il caso di stare a rimbangare, ma comunque tutte le conseguenze che ben conosciamo. Ecco, quindi in questo senso l'Eritrea è sfuggita completamente al nostro, non controllo, ma alla nostra sfera di influenza, così come la Libia, così come l'Etiopia, così come la Somalia, che lo è stata invece da lunghi anni nella sfera di influenza. Forse non tutti sanno che l'Italia ha avuto addirittura, dopo la caduta delle colonie,
avuto il mandato per una decina d'anni fiduciario in Somalia per conto delle Nazioni Unite di gestire la fase di nascita della Somalia indipendente. Ci è riuscita piuttosto bene, direi, perché comunque per molti decenni le cose sono andate bene, poi anche lì negli anni 90 è crollato tutto. Ma comunque direi, in Eritrea già 10 anni fa, adesso non oso pensare, si vedeva già la longa manus della Cina. E quindi dell'Italia si sa sempre meno, l'eredità italiana sì, è rimasto qualcosa, per carità, perché comunque sono rimaste delle scuole, ad esempio, scuole molto buone, sia civili che religiose, dove ha studiato, si può dire, tutta l'elite eritrea negli ultimi 50-60 anni. Però non... diciamo, di loro guardano altrove, ormai la lingua italiana la conoscono in pochissimi, parlano, i giovani cercano di parlare inglese perché ovviamente gli serve di più. Quello che avrebbe potuto essere, a mio avviso, un piccolo Commonwealth italiano, cioè andare nel dopoguerra, negli anni 60-70, un'italofonia, esatto, un creare un po' come hanno fatto i francesi, loro hanno, per carità, hanno avuto un'esperienza coloniale tutto diversa. Ma provare a creare un mondo che unificasse le ex colonie dal punto di vista culturale, innanzitutto, ma anche economico, forse sarebbe convenuto a tutti. Non è stato fatto, ormai è tardi e non credo che sia più possibile rimediare. Giorgio, se ti possiamo disturbare ancora, c'è un'altra domanda da parte di Simone Magnanelli. Ha mai avuto proposte di portare anni, sì, lo saluto. Il maggiore Moresini sul piccolo grande schermo? In questi tempi di serie TV sarebbe un personaggio interessante da vedere, ti piacerebbe? Beh, risposta scontata, sì, mi piacerebbe molto. Io in qualche modo l'avevo in... non immaginato, però avevo pensato già tanti anni fa, ma sarebbe, secondo me, potrebbe venire sia sotto forma di film per la TV, diciamo serie, come si vuole dire adesso, ma oppure sotto forma di film al cinema, ma forse come serie addirittura più azzeccata. Certo, ci sono due o tre aspetti che rendono, credo, complicato l'operazione. In primo luogo i costi, perché costerebbe non poco, penso, mettere in piedi una ricostruzione scenografica delle colonie degli anni 30. E quindi... Cinecittà servirà pure a qualcosa, però, insomma. Sì, no, ma poi si può girare in Nord Africa, ma bisogna investire parecchi soldi. Seconda cosa, fino adesso questi romanzi hanno avuto una diffusione limitata, pur avendo tanti lettori affezionati che mi seguono da anni, perché non sono mai usciti con un editore di grande rilievo che probabilmente sarebbe arrivato anche alle orecchie di qualche produttore televisivo cinematografico. Adesso speriamo che, ripubblicando l'intera collana con un editore unico, con una diffusione che già si preannuncia abbastanza capillare, perché insomma fra queste tre regioni in cui viene distribuito in edicola ne verranno distribuite parecchie migliaia di copie, poi in seguito in libreria e sugli altri canali web, chissà che non venga così, che non arrivi agli occhi di qualche produttore interessato. La terza cosa è un po' l'aspetto, se vogliamo così, politico, nel senso che andare a parlare di quel periodo storico è sempre delicato in Italia, ne abbiamo una prova ogni volta che insomma si vuol provare a ragionare in termini pacati delle esperienze politiche d'anteguerra, e regolarmente non si riesce, quindi non lo so, non so se qualcuno a livello di produzioni cinematografiche possa aver voglia di affrontare anche questo tema spinoso. Beh, certamente, se non è stata trasformata in serie TV o in film, l'esperienza fiumana, che certo si sarebbe prestata in maniera eccezionale, ma non disperiamo. Ecco, non disperiamo, questa, certo, è una curiosità mia.
Avresti in mente un attore italiano o anche straniero che ti piacerebbe interpretasse il Maggiore Morosini? Ma a suo tempo ci avevo pensato qualche anno fa e a me piaceva, anche se Maggiore Morosini non è indicato precisamente proprio da un punto di vista fisico, quindi ognuno se lo può immaginare un po' come vuole. Lui è veneto di origine, Padovano. padovano, però come tutti i militari, poi cresciuto qua e là per l'Italia, è stato a Torino, è stato a Firenze, è stato a Roma, quindi può essere, per così dire, non una figura regionale come in Montalbano, ad esempio. E mi sarebbe piaciuto vedere nei suoi panni, questo lo dicevo qualche anno fa, e a maggior ragione adesso che è diventato un attore veramente bravissimo, Favino, Piercarlo Favino, che secondo me Un po' maturo però. adesso forse è un po' maturo. Beh, il nostro maggiore ha circa 40 anni, quindi non, sì, quando è uscito una decina d'anni fa, poteva essere. E un altro che mi sarei visto abbastanza bene, seppure molto diverso, per una serie è come si chiama? Il Fiorello, Beppe Fiorello, che aveva interpretato, visto, se non sbaglio, non mi ricordo quale figura di carabiniere in una di queste serie TV, indossava molto bene la divisa dell'arma degli anni anteguerra. Non lo so, cioè la mia compagna dice che bisognerebbe prendere Alessio Boni perché è molto carino e potrebbe andare bene per fare il Morosini perché ha gli occhi chiari, ma Morosini appunto essendo del nord potrebbe, ma non lo so, in realtà non mi sono mai fatto un'idea precisa. Se no, se no, altrimenti potremmo farlo fare a Borghi, che è quello che ha fatto Suburra. A me era venuto in Ah, mente lui. Secondo me sarebbe sì. adatto. Sì, perché teniamo presente che lui ha una quarantina d'anni, perché è un maggiore non particolarmente precoce, perché essendo uno, come dicevo, non irregolare, ma comunque un po', non è neanche uno tanto attento insomma, alle cordate giuste, quindi non ha mai avuto promozioni. Infatti spesso lo si trova in questi romanzi lì che dice: ma adesso magari mi hanno promesso una promozione che regolarmente non arriva mai, perché alla fine, quindi è un maggiore un po' maturo. Ecco, ora siamo in chiusura. C'erano altre domande. Intanto Sabrina Agata Seimandi chiedeva se si poteva ripetere il nome della casa editrice che ripubblicherà i romanzi, e poi chiedeva anche se l'ulteriore new entry uscirà anche in Piemonte. Allora, l'editore è Edizioni del Capricorno, che è lo stesso editore che ha fatto questo, quello che è uscito nel 2018, ed è lo stesso editore che ha pubblicato questo. Un altro personaggio interessante, ma adesso non c'è tempo per parlarne. Dunque, questi libri a maggio e a giugno saranno disponibili solo in edicola e solo nelle regioni raggiunte dai giornali che ho citato prima, quindi Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia. Non so se anche le Marche, perché so che il Resto del Carlino hanno diffusione anche nelle Marche, ma non so se lì venga distribuito o meno, questo lo appurerò. Quindi niente distribuzione in Piemonte nelle edicole. In Piemonte, come in tutto il resto d'Italia, arriverà a settembre, non in edicola, ma nei canali librari classici, libreria e internet. Benissimo. E allora, anche se le domande sarebbero tante da fare a Giorgio, ce le asserviamo per quando verrai a trovarci a Pistoia, speriamo Volentieri. presto. E io ti ringrazio infinitamente per il tempo che ci hai concesso, per le domande a cui hai risposto, e spero ci potremo vedere presto, Grazie, davvero. guarda, per me è stata un'esperienza anche nuova perché non avevo mai fatto una di queste interviste in diretta, diciamo, online. Mi sembra sia venuta abbastanza bene, ma insomma, chissà, chi ha ascoltato è meglio che sentire il loro parere poi. Comunque, ti ringrazio molto e ringrazio tutti gli
di tutto il vostro gruppo che ha collaborato anche dal punto di vista tecnico a questa iniziativa. Speriamo di vederci presto a Pistoia, anche a Pietrasanta, se possibile, in autunno, dove ci siamo visti l'anno scorso. A Libropolis. E quindi un saluto a tutti e mi raccomando, gli amici che stanno nelle regioni che ho citato prima, si tengano pronti perché dal 30 aprile si parte. Benissimo. Allora grazie, saluto, grazie a chi ci ha ascoltato e alla prossima. Ciao. Ciao.